Questo programma vi è offerto da Autoforniture Orvieto. Presenta la nuova collezione Modula Case System. I box da tetto per auto per chi vuole viaggiare in totale gioia e tranquillità. Disponibili in oltre 25 versioni, i box Modula Case System li puoi trovare da Autoforniture Orvieto, in via Monteluco 22 ad Orvieto Scalo e in via Montebianco 75 a Viterbo. Buongiorno amici telespettatori, benvenuti allo stadio De Martino di Orvieto per la penultima partita del girone Umbro Archigiano di rugby di Serie C. Vediamo contro oggi ad Orvieto il Rugby Gubbio, squadra prima in classifica, prima della classe, squadra agguerritissima che verrà su questo campo sicuramente per fare la partita. Partiamo con le formazioni. Il Rugby Gubbio schiera e scende in campo con all'estremo Rosati, le ali Cicci e Micale, i centri Secchi e Ragnacci, Fuina all'apertura, Sollevante, Mignale Mischia, Grassellini, Rossi e Micale le terze, Ferranti e Castellani le seconde linee e in prima linea i due Bossi e Menichetti. Orvieto risponde con un 15 tutto bello caldo, bello pronto, capitanati come sempre da Luca Mammoli, le Grand Marnier, a numero 2, e i due piloni che saranno Barone e Gabriele Macchioni, le seconde linee che sono Stella e Francesco Ricci, le terze Ermini, poi vediamo Cristiano Gobbi e Pierpaolo Troili, i mediani Zaccariello e Dimitri Menghinelli, il primo centro Silvio Sarri, secondo centro Basili, le ali sono Nicolai Perugini e ad estremo abbiamo Poeta. Vediamo subito, qui è partita subito Gubbio con una sua mischia, con una sua molla avanzante. Ricordiamo che Gubbio ha fatto praticamente le sue fortune quest'anno con la sua mischia. Vediamo subito, una palla viene calciata indietro, Minghinelli, il Torpe la raccoglie e parte subito veloce, il Torpe un bel calcetto nell'angolo, nel box ad esplorare, vediamo Luigi Nicolai sale, porta pressione, porta bene, però c'è un fischio, un richiamo dell'arbitro, vediamo, c'è un in avanti, si va a giocare un in avanti e una mischia per Orvieto. Vediamo subito, la prima mischia è molto importante, la prima mischia del match fa subito capire come sono le situazioni. Sono due squadre che giocano molto simili sul fatto dell'impatto fisico e giocano molto bene quando giocano a campo stretto. Vediamo adesso l'arbitro, fa ripetere, riposizionare le linee, all'introduzione Zaccariello. Vediamo il primo ingaggio, bene Orvieto! Molto bene Orvieto, palla portata dietro. Dobbiamo giocarla. Zaccariello, in qualche modo Dimitri Menghinelli, la gioca lì, Silvio Sarri all'impatto, benissimo, a portare giù la palla e li dobbiamo pulire, bene la pulizia, Zaccariello, portato indietro ancora. Orvieto però mantiene il possesso, Orvieto riesce a mantenere il possesso, Menghinelli con calma, il torpe a illuminare, un calcetto molto insidioso, può essere molto insidioso, Samuele Perugini! C'è subito la meta Orvieto, incredibile, grande giocata del Torpe Menghinelli per Samuele Perugini, rimbalzo fortunoso, gli si trova sulle mani la palla e va a schiacciare la meta del 5-0, la prima azione offensiva, Orvieto porta a casa una bella pagnotta, molto molto bene, adesso andiamo con il Torpe dalla piazzola, silenzio. Il Torpe non lo mette, era molto difficile, era un calcio molto molto angolato. Comunque il Torpe ci mette ancora lo zampino in tutti i sensi. Questo piede quest'anno ha fatto male a molte squadre. Riparte Gubbio, che non si aspettava forse inizio così. Zaccariello, raccoglie subito la palla, molto bene. Apre in qualche modo, Silvio, bene Silvio, forse placcato un po' alto. Vediamo Basili in pulizia, Orvieto mantiene palla. Vediamo Orvieto che ha raggiunto tutto in pulizia. Palla dietro Dimitri, bel calcione, lungo, a esplorare ancora. La palla rimbalza, rimane in campo, riparte il numero 10, Fuina, alza in qualche modo la palla per Rosati, che attacca bene la linea, ma aspetta qua che ha trovato il Baso lo ferma molto molto bene,
Giù dentro a rigiocare adesso sulla mischia. Giocano molto bene di mischia, ragazzi di Gubbio. Mammoli ci mette le mani. Arbitro Mammoli ci mette le mani. L'arbitro dà vantaggio perché il placcatore non rotola via, anche se a mio parere non è proprio. Non sono dello stesso parere dell'arbitro. Andiamo avanti, vediamo adesso la scelta di Gubbio. Andrà in touche. Touche guadagna qualche metro, giocano lì. Vediamo anche la fase di touche, la prima touche del match, molto importante. A volare è tornato l'airone per Orvieto. A volare è tornato l'airone per Orvieto, e con l'airone non si scherza. Abbiamo però i due blocchi, vediamo, sono composti. Sul primo blocco abbiamo Francesco Ricci, che ha migliorato moltissimo dall'inizio dell'anno rispetto ad adesso. Vediamo, la palla è fuori, Ricci, Francesco gliela sporca, molto molto bene. Altra touche per Gubbio, ma hanno già capito che non sarà facile oggi lì. Non sarà facile. Intanto dietro Mister Vecchi, guardatelo come sprone i suoi ragazzi. Ancora saltano, salta anche Schizzi, la palla cade. Va avanti Gubbio, mischia Orvieto, tutto molto bello, tutto molto bello. Gubbio la prima della classe e viene giù, viene in questo campo per dover fare la partita, come essere una comunque condannata a vincere per forza, ma sicuramente oggi sta trovando un avversario che non si lascia molto intimorire, soprattutto in questo campo non si passa per niente facile. Inserimento, ancora la mischia. La mischia di Orvieto, imbarazzante la mischia di Orvieto, quanto è forte. Il Torpe in qualche modo si incespica e poi riesce via a lanciare bene un calcione. Ragazzi, il Torpe, che dinamismo. Un passaggio non perfetto di Zaccariello. Il Torpe riesce in qualche modo a farlo ritrasformarlo in oro e a riguadagnare qualche metro. Vediamo ancora Tusce o Gubina. Lanciata! Questa volta è portata giù. Organizzano la mall. Non riesce il sacking. Vediamo la molla avanza di Gubbio, la molla avanza di Gubbio, Orvieto deve rientrare, avanza la molla di Gubbio, è tutta in spinta, palla al mediano, lì molto veloce, la giocata è la meta Gubbio, 5-5 il risultato, è una partita comunque sia che sembra che arriverà con un grande punteggio oggi, perché qua le due squadre stanno veramente giocando, vediamo la meta. È del numero 9, il mediano di mischia, Sollevanti, giocatore di grande esperienza, che vediamo va per i pali. Non c'entra i pali, molto bene. Orvieto riparte quindi sul risultato di parità 5-5. Siamo sicuri che saremo davanti a una grandissima partita quest'oggi. Continuiamo ad andare avanti. Vediamo il Torpe. Rilancia bene Luigi Nicolai. Gigi Nicolai va lì a disturbare. Benissimo. Palla recuperata da Orvieto nelle branchie del Lupo Mammoli. Vediamo, palla adesso Alessio Schizzi Ermini. Si torna a terra. Si va a terra. La palla è lì. E Orvieto deve ripartire lì. Orvieto deve ripartire. Bravo Mammoli. Bravo il capitano. Il capitano a spingere e a portare giù. Spingere e portare giù. Ancora adesso Francesco Ricci. Vediamo, benissimo, si toglie Gabriele, bene Franceschino, Zaccariello, adesso giocala, perfetto, tutto molto bello, Dimitri, ancora il piede, a insidiare, a scavalcare dietro, a lavorare sull'ala, sale la pressione del basso, la palla viene calciata indietro in qualche modo, raccoglie Silvio, che sembra in grande forma oggi, Silvio, una finta, buono, la apre bene, e poi l'arbitro ravvisa un in avanti di Silvio Sarri. Peccato. Poteva andare diversamente questa azione. Comunque bellissima azione di Orvieto, che porta una pressione immane. Non se l'aspettavano i ragazzi di Gubbio forse tutta questa pressione. Vediamo l'ennesima mischia. Intanto il capitano Luca Mammoli, che sembra in splendide forma. Anche guardate, anche dall'aspetto fisico proprio, sembra proprio tonico. Secondo me anche dimagrito qualche chilo, tra l'altro. Vediamo adesso, è rientrato Francesco Ricci. Inserimento della palla alla parte di Gubbio. Porta dietro, la palla esce in qualche modo. Pierpaolo Tralici si tuffa. Chiamato un fallo da parte dell'arbitro, forse affossamento. Gioca veloce Gubbio, riparte bene adesso. Qui una ripartenza con il suo centro, con la sua terza.
C'è qualcosa lì, viene braccato il mediano, riconquistata la palla, Silvio Sarri ancora a terra, buona la pressione delle terze linee orvietane. Deve giocarla. Fallo fuori gioco, sicuramente è un vantaggio. Menghinelli ancora al piede a esplorare. Ah, peccato, direttamente fuori. Direttamente fuori, è un peccato. Si batterà sul punto. Vediamo Gubbio adesso, l'ennesima touche. Ancora zero touche per Orvieto. Vediamo che si organizzano i due pack. Sicuramente la battaglia lì in mezzo oggi è agguerritissima. È veramente agguerrita. Mammoli sembra che gli spuntino dei volponi dalle orecchie, da quanto sembra in forma oggi. È arrabbiato. Oh, Silvio! Timbro! Cartellino da visita, subito! Anche Gobbi non lascia andare. Vediamo qui il Baso poi. Altro fallo. Non ravvisato. Si continua a giocare. Zaccariello. Buono lo spunto del mediano. Il giovane mediano di Mischio Orvietano. La palla resta lì. Riparte Alessio Schizzirmini. La gru a portare giù. Benissimo. Stella. Un camion a pulire. Bene. Barone perfetto. Ancora dietro Gabriele. Ottima l'azione di Orvieto. Sta giocando veramente bene. Zaccariello il torpe. Il torpe oggi ha deciso che il piede è caldo e lo vuole far sentire. Samuele la gioca indietro. Ah, peccato. Vedo comunque sia una strana luce oggi. Andiamo sull'ennesima mischia. Sempre Orvieto, la prima linea deve ingaggiare Barone, Mammoli e Macchioni. Palla orvietana. Inserimento Zaccariello. C'è l'ingaggio. Inserimento della palla molto bene. Subito sparata dietro. In qualche modo. Bene la finta. Basili attacca. Bene per Poeta che rientra. Molto bene. La palla è lì. Luigi Nicolai a pulire benissimo, il piccolo Luigi. Aggressivi, giocatore con un'aggressività imbarazzante. Oh, stella! Giù! Una stella cadente gigante. Però la palla è persa. Si gioca a largo Gubbio. Usano il piede. Calcetto basso, un grabber. Sulla profondità, il torpe ancora. Benissimo Maraccoi, ancora il numero 2, il tallonatore. Passo dell'Oca, in qualche modo la gioca lì, va fuori. Tuscio Orvieto. Si è preso un biglietto da visita dal torpe, comunque si è detto salve, sono il torpe. E non è che sto qua solo a calciare. Sono qua anche per placcarti alle caviglie, se mi è possibile. Adesso vediamo prima Tuscio Orvietana, ridotta. Si sposta bene, contromossa, finta. Vediamo cosa succede ancora. Una giocata un po' così. Vediamo il numero 7, la terza. Riesce a sfuggire, Mammoli torna sull'impatto. E va a mettere le mani sulla palla in qualche modo. Riorganizza la molle Gubbio. Sembra l'unica risorsa. Però la quale non si trova tanto a suo agio, perché Mammoli ha preso posizione. Riesce a uscire la palla in qualche modo. Buon placcaggio di Gobbi, che deve togliersi il tank Gobbi. Vantaggio Gubbio per un fallo. Secondo l'arbitro non rotolano via i ragazzi orvietani. Vediamo qual è la scelta di Gubbio. Vanno per i pali. Hanno capito che qua non si scherza oggi. È una giornata abbastanza fresca, diciamo, qui al De Martino di Orvieto. Sollevanti ancora il mediano di Mischia, autore della prima meta. E questa volta non sbaglia. Gubbio 8, Orvieto 5. Vediamo adesso cosa succede. Orvieto deve tenersi alto il ritmo. Buon calcio del torpe. Profondo. Luigi arriva ancora una volta a portare pressione. Benissimo, riescono ad uscire con la palla in qualche modo i giocatori di Gubbio. La ruba Francesco Ricci, splendido, furto con scasso. Zaccariello,
apre ancora in qualche modo, Torpe Menghinelli, parla per Silvio, è una giocata, hanno chiamato la 3, adesso lì, un punto di incontro basso, molto bene, Mammoli ancora a sostegno, in stato di grazia il capitano. Finta, benissimo, Poeta, Samuele Perugini deve puntare l'uomo, si va ad incuneare, così vediamo adesso, deve rotolare via il giocatore di Gubbio, arbitro, deve rotolare via, non interessa se sta lì, deve rotolare via. Vantaggio Orvieto, l'arbitro chiede il tempo, sicuro ci sarà un da ravvisare delle scorrettezze. Sta ravvisando di scorrettezza il capitano Eugubino. Punizione e Orvieto andrà per i pali. Con il Torpe. Tanto vediamo sfilare la silhouette quasi perfetta di Marco Lipparoni. Una bellezza dal punto di vista estetico. Imbarazzante. Silenzio. E arrivano i 3 punti anche per Orvieto. Si torna sull'8 pari. Partita veramente bellissima, accesissima. Si gioca a stretto contatto. Non si scappa, signori, non si scappa. Si gioca a stretto contatto di punti. Molto, molto bene. Adesso Gubbio torna in battuta. Torna a effettuare il calcio d'inizio. Sempre con sollevanti. Il mediano di mischia è un po' tutto fare della squadra. Calcio lungo, molto ben raccolto da Pierpaolo Troili. Il suo tiki-taka. Lì davanti. Sui 22. Sulla linea dei 22. Zac, Dimitri, lungo, bene, 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 buonissimo guadagno territoriale, Nicolai a coprire il punto, molto molto bene, è una bella partita. Controversie, si torna sui 22, incredibile, dice che l'abbia portata fuori, vabbè, non c'è problema, Orvieto riuscirà a togliersi le castagne dal fuoco da solo ancora per un'altra volta. Sollevato, secondo me storta, signor arbitro, comunque sia, avanza la mall, la rolling mall adesso, avanza bene Gubbio, Orvieto deve tenere adesso, non è facile, ma Orvieto tiene, anzi Orvieto ruba e riparte con Gobbi, ne salta uno, ne asfalta un altro, porta a terra, alza per Dimitri. La palla scoppia in qualche modo nelle mani di Poeta. Benissimo, adesso Silvio. Bene Silvio per Baso. Il Baso rientra, ne salta un paio. Ancora il Baso a drizzare adesso. La sua forza fisica, le sue gambe, la sua giovane età e la sua testa durissima, direi. La palla a disposizione, guardate Orvieto come ne è uscita. Alla grande, direi. Benissimo Zaccariello per Barone. Finta, la palla rimane un po' alta, però la tiene. Barone, buono. L'orsecchiottone Barone, splendido. Adesso ancora Zac, bene, la palla è lì, Gabri, un in avanti, peccato lì in avanti, va bene comunque Orvieto, ottima azione, si ricomincia adesso sempre con una mischia, dove Orvieto ha mostrato veramente di dominarla, secondo me. A tratti ho visto una spinta e una cattiveria nei ragazzi di Orvieto imbarazzante, e considerando che Gubbio è famosa per il suo pack di mischia. Buona adesso, buonissima, Orvieto porta indietro, riescano a giocare la palla con il numero 8, è sicuro Pierpaolo Troglie gli è andato a fare la spia, Grassellini il numero 8, capitano, palla a disposizione Gubbio, ben giocata. Esplorano al piede, anzi è un calcio per se stesso, un up and under. Poeta, ve ne salta uno, bene Poeta, calcione alto alto, adesso c'è da andare a prenderlo, va lì ancora e buona giocata di sollevanti, buona giocata con le sue terze, il Gubbio sta facendo differenza adesso in questa fase della partita. Altro in avanti,
Vantaggio Orvieto, mischia rossa. E continuano a provarci i giocatori di Gubbio. Ma continuano a trovare un muro quasi insuperabile lì. Bene anche l'ingaggio. Vantaggio Orvieto, anticipato da Gubbio. Punizione di seconda. Si gioca veloce. Richiedono mischia di nuovo. Andiamo per il mantenimento della palla. Il capitano quando chiede mischia vuol dire che proprio ha una voglia incredibile. L'arbitro va a dire qualcosa alle prime linee. Di Marca e Ugubina. Segna il punto. Ingaggio. Buona questa volta. Provano a rubare i giocatori di Gubbio. Vantaggio di prima per Orvieto questa volta la punizione. Ha alzato il piede, il pilone, la prima linea. Non può farlo per rubare la palla. Menghinelli, il torpe, che ha trovato la fonte della giovinezza sulla strada di Buon Viaggio. Nessuno lo sa, ma lui sì. Vediamo adesso questa touche orvietana. La prima touche di lato orvietano non è andata benissimo. Vediamo questa. Dobbiamo riuscire a organizzare bene il blocco, che è completo questa volta. Saltano veloce, benissimo. Perfetto, organizzano una mall. Orvieto, in questo siamo maestri. In questo siamo maestri, andiamo a spingere. E andiamo a spingere a portare dietro. Buonissimo il capitano a disassare. Ora tutta la squadra spinge e porta via. Spinge e porta via Francesco Ricci. La palla è lì a disposizione. Ottima avanzata di Orvieto, veramente. Luca non ci pensa nemmeno a passarla. Porta indietro due o tre persone con il sostegno della squadra. Gabri mette a disposizione la palla. C'è un vantaggio, bene. Guadagna il vantaggio, prende il vantaggio Zaccariello. Si prende il vantaggio. Siamo in ottima posizione per il piede di Dimitri e andiamo a sfruttare il nostro piede. Andiamo a prenderci quei punti che ci meritiamo. Benissimo. E prendiamo i tre punti, molto bene. Orvieto quindi a 11, Gubbio 8. Orvieto in vantaggio e Gubbio soffre a tratti. Vediamo, Gubbio adesso riparte, lancio lungo. La palla raccolta ancora da Francesco Ricci. Grande stato di forma il suo. La squadra di Orvieto comunque questo ultimo anno è cresciuta tantissimo. La partita con molte difficoltà è riuscita. Qui il torpe intanto in qualche modo è buona, forse si può raccogliere. Bene, poi salita bene la pressione, portata a terra Basili e Gabriele e Samu Perugini, gas. La palla è lì, la deve giocare Gubbio. È un calcetto alto, ma rimane lì nella zona. Recuperato dallo stesso Sollevanti. Parte il numero 13, il centro, Mericali. Placcato ancora bene da Poeta. Questo è un placcaggio salvameta, Questo è un vero placcaggio salvameta. Si riascherata nel frattempo Orvieto. Gioca stretto Gubbio, buono Barone. Andiamo a giocare alle gambe. Qui è una mossa del pilone, ma trova Mammoli. Biglietto da visita numero 3 per il pilone. Ancora deve giocare la palla. La deve giocare. La gioca larga qui ancora, vediamo Gubbio in qualche modo, il torpe forse salva, riesce a salvare l'arbitro, vediamo cosa dice. Grandissimo salvataggio del torpe, due anni di vita gli ha ciucciato questo salvataggio. Giocata clamorosa di Orvieto in fase difensiva, una tenacia veramente invidiabile. Intanto vediamo che Robertone e Barone
anche detto orsacchiotto dagli amici, ha un problema al polso. Vediamo qual è stata la decisione dell'arbitro, che ha forse segnalato un doppio movimento da parte del giocatore di Gubbio per effettuare la meta, che non è avvenuta. E potrebbe ripartire con una mischia a 5, un tenuto alto, vediamo. Mischia 5. Mischia 5 per Orvieto. È rubata la palla da Gubbio. L'arbitro però ha fischiato. Calma. C'è stato qualcosa che non va. Ancora, già gliel'ha detto al pillone che non deve alzare la gamba. Già glielo ha detto una volta. Inserisce, fa girare Gubbio fa girare. Bene lì la palla, buono. Orvieto esce da una situazione molto difficile. Si torna a giocare sui 22, si respira un po'. È importante per Orvieto questo punto. È molto importante. Andiamo a respirare, a prenderci un po' di metri. E più che altro proviamo a rubare questa touche. Vediamo, cosa faranno. No, gioca bene Gubbio, un secondo blocco, la sparano fuori adesso, Fuini. A giocare con il numero 8 Grassellini in mezzo al campo, ma Silvio Sarri lascia lì lo stampo, ha lasciato lo stampo Silvio. Ancora Basili, Poeta, azione combinata, portano a terra. Gubbio ancora, adesso una brutta connection tra i due giocatori, arriva Silvio che ci mette il piede e poi porta a terra, un placcaggio splendido. Silvio oggi è infuriato, è in grande forma. È veramente bello vedere un giocatore in questo stato di forma, con quella grinta e quella voglia. Da un vantaggio. Vantaggio Gubbio per il davanti. Ho ancora dei dubbi. Molto spesso mi chiedo perché gli arbitri vogliono proprio rovinare le partite di rugby, e questo secondo me non erano in avanti, era con il piede, quindi sarebbe stata una bellissima azione. Quindi andiamo avanti. Gioca Gubbio. Ah, brutta connessione tra i due giocatori. Tra la mediana arriva Luigi bene. Su Cicci. Bene. Adesso lì si è organizzata una molle, ma Orvieto la porta indietro. Sono gli estremi per il turnover. Viene portato a terra però. Deve rotolare via, c'è un vantaggio. Vantaggio, turnover. Pierpaolo ci aveva messo lo zampino. Il neopapà. Anzi, Barba Papà lo chiameremo da oggi in poi, per la giovane figura che si affaccia dentro casa sua. Ancora buonissima mischia Orvieto, buonissima. Zac, bene Zac, Dimitri, Silvio, Basili, spugge ancora il Baso, piedone, e va a spingere adesso, buona l'iniziativa del Baso, portalo a terra Baso, bravo, ottima azione, mamma mia, che grinta anche lui ragazzi, con due centri così non si passa facile, Grande azione, frustrato adesso un po' Gubbio, riesce a uscire con l'esperienza dei sollevanti, un'esperienza che però si tramuta in un errore quando, attenzione, fallo su Pierpaolo, la palla l'ha recuperata Pierpaolo Troili dopo un errore, che ha effettuato un calcetto, successivamente è stato placcato malamente, senza palla e al collo soprattutto. Questi sono errori che non voglio vedere in campo, assolutamente, perché è giusto che vengano puniti per tali. Un attimo di recupero per Pierpaolo, che fortunatamente non abbandona il campo. Basili riprende un attimo fiato dopo l'azione. Vediamo, Dimitri prova la trasformazione. Andiamo per i pali. Diamo il punteggio attualmente di 11-8. La trasformazione per punizione vale 3 punti, potremmo andare sul 14-8. Questi 6 punti di differenza potremmo mettere. Vediamo Dimitri.
questa volta esce male il calcio, rimbalza il campo, si può giocare, la palla è lì per Gubbio. Gubbio gioca adesso in qualche modo, erroracci dentro l'area di meta praticamente, Samuele a spingere bene, andiamo sollevanti Emiliano Di Mischia, dalla base, calcia, si è caricato un po' la squadra sulle spalle, Poeta, vediamo che attacca bene Poeta, il Baso va a buttare la bandierina, il Baso fa la meta! Fa la meta, non si scappa, non si va, 16-8, molto bene, punta la bandierina il Baso, si era visto anche lui in ampia giornata, un buonissimo primo campionato in prima squadra per Federico Basili, doti fisiche veramente eccellenti, da giocatore di altra categoria, molto molto bene, vediamo il Torpe. Sei immerso proprio nella fonte della giovinezza, ci è rimasto una settimana e non si sa. Non si sa a tenere questi ritmi come faccia. E più che altro è un vero mental coach, ve lo posso assicurare. È parte integrante dell'animo di un rugbista. Entra proprio veramente in profondità, come pochi sanno fare. Calcio corto, purtroppo era molto molto difficile, molto angolato, e rimaniamo comunque sul 16-8. Ordieto prende un lieve vantaggio, anzi un buon vantaggio, otto punti, niente male per ora in questo momento del match. Calcio lungo di Gubbio. Torniamo indietro, la palla nelle gambe di Samu, di Francesco Ricci, ancora lui, testate lì, a creare proprio una base, vantaggio, non rilasciano il placcato. Il placcatore non rilascia il placcato, quindi nessuno può intervenire sul pallone. Punizione per Orvieto. Torpe, giù. Andiamo in touche, andiamo a guadagnare campo, molto molto bene. Touche, vediamo Mammoli come lo organizzerà, me la giocano ancora veloce, completa. Vediamo. Sul secondo blocco, molto bene, perfetta per Alessio, è ancora una giocata stretta, chiusa, molto bene, la portiamo dietro, andiamo a disastrare, benissimo, sì, avanziamo, abbiamo fatto una trentina di metri con questa palla, e ancora continuiamo a spingere, e continuiamo a portare a disposizione, molto bene, si continua ad avanzare. Ci sarebbero i stemmi del fallo. Zaccariello viene braccato adesso, molto bene. Deve mettere a disposizione la palla. In qualche modo gli viene strappata le mani. C'è un vantaggio. Non rotola via il placcatore. Buono Orvieto, buono. La mischia di Orvieto è impressionante. Buono anche il lavoro del Zac. Molto bene. Menghinelli ancora a cercare margine. Trova un bel punto. Da qui Orvieto può organizzare una buona base, una buona piazzola di spinta. E se disassano come hanno disassato prima, per Gubbio si mette veramente male. Vediamo adesso. E poi ricordiamoci che in mezzo al campo non è che si vada tanto bene, in mezzo al campo c'è l'inferno, a innestare quei due. C'è vero inferno in mezzo al campo. Purtroppo esce la palla storta dalle mani di Luca Mammoli. Vediamo Gubbio cosa chiede. O mischia o touche. No, la dà una punizione di seconda. Per il caricamento. Calciano e vanno in touche. La touche dovrebbe essere comunque sia sempre palla Orvieto. Sempre una palla di Orvieto.
Vediamo adesso. Luca Mammoli, veloce, ah, troppo alta. Raccoglie Gubbio, che parte spinta. Ah, rompe un placcaggio il numero 7. Rompe un altro, gioca veloce, molto bene dietro. Bella giocata di Gubbio adesso, la sua terza, sicuramente il giocatore che ha fatto la differenza finora. Bella giocata, buon placcaggio di Poeta. Molto bene. Ancora attacco Gubbio adesso, Fuini, Gobbi, ottimo placcaggio. Perde palla Gubbio. Si butta sopra come una lince Pierpaolo Troili. Molto bene. Adesso si torna indietro però su un punto. L'arbitro ha detto qualcosa al capitano Luca Mammoli. Credo che sia una punizione per Gubbio, che non andrà per i pali a quanto pare, ma andrà per la touche. Vogliono fare meta, ma non hanno capito con chi stanno giocando, forse. Non hanno capito contro chi stanno giocando. Vediamo la touche. Vediamo. Molto bene. Organizzata adesso. Portano dietro, ma non avanzano. Non avanzano, stanno sempre lì. Si stanno spostando lateralmente. Adesso però si stacca la terza. Il Torpe si aggroviglia la caviglia. Non lo lascia andare. Palla sporcata ancora. È recuperata dal numero 8. No, arbitro. Ancora un intervento arbitrale. Fuori gioco. Sinceramente non posso accertarmi, non mi sono potuto accertare la mia posizione, ma non mi sembrava fuori gioco. E allora la decisione è questa. Andiamo avanti. Continuano ad andare in touche i ragazzi di Gubbio. Vediamo. Ah, c'è stato qualche problema. È stato qualche problema per il tallonatore. Per l'arbitro ha fischiato qualcosa. Non si è ben capito la dinamica di quello che sia successo. È una mischia Orvieto comunque sia. E quindi ci togliamo ancora un po' le castagne dal fuoco. Ancora in qualche modo. Molto molto bene, Orvieto molto compatta, molto unita. Anticipa ancora Gubbio. Estremi per un calcio di punizione. Ancora si ripete ancora. Si è stappata. L'arbitro fa ripetere. Le due mischie si compensano. L'esperienza da una parte, la freschezza e la voglia dell'altra. Ruota in qualche modo. Zaccariello si tuffa per salvare questa palla. La tiene. Lì il Torpe, vediamo. Annulla. C'è un vantaggio. Vantaggio per fuori gioco Orvieto. Per fuori gioco di Gubbio. Benissimo. Benissimo. Altra meta salvata. Torpe spara lungo e spara fuori. È una buona touche, una buona piattaforma adesso Orvieto dalla quale deve partire. Dobbiamo risalire il campo. E Luca Mammoli, vediamo come si organizzerà. Bene. Ancora però sul terzo blocco su Schizzi. Storta ancora per l'arbitro. Ancora storta. E ancora cambio. Adesso Gubbio sta facendo un po' più di pressione. Stanno lì nella nostra area, ma non demordiamo, non guadagnano un centimetro. Molto bene Orvieto, molto bene. Teniamo duro.
Ci stanno dei piccoli errori. Vediamo, ennesima mischia della partita. Orvieto questa volta spinge bene, si stacca ancora la terza. Francesco Ricci si fa un po' scappare il suo diretto avversario. Orvieto però dopo rinviene, buono il lavoro di Gabri, buono il lavoro di Gabri, mettici le mani sopra, molto bene, gliel'hai sporcata, ottimo lavoro. Adesso qui è palla a disposizione Orvieto, palla a disposizione Gubbio, va fuori, ancora a giocare sui centri, c'è un'indecisione, bene, Poeta riesce a calciare lunga lunga, non c'è nessuno in campo aperto, ancora Poeta, la calcia lunga lunga, valla a prendere, valla a prendere, valla a prendere, qui c'è un'incespa in estremo, ancora Gubbio riesce a salvarsi in qualche modo. Mamma mia, Poeta stava per fare una grandissima giocata. Che succede qua? A pressione Orvieto, raccoglie Zach che è lì, è meta! È meta! Andiamo! 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 È meta! Orvieto! Benissimo, benissimo, è salita la rete orvietana. Un lavoro splendido di Poeta. Con la sua ala, compagno Samuele Perugini, hanno portato un'ottima pressione, può essere tutta la squadra, Luigi Nicolai, Francesco Ricci, i centri, sono saliti tutti a dar fastidio alle retrovie e ogubine, inducendoli all'errore, e andiamo a fare la meta del temporaneo 21-8. Vediamo se il Torpe realizzerà questi due punti di bonus. Ancora la silhouette splendida di Marco Lipparoni. Perfetto, andiamo 23-8. Bel vantaggio Orvieto, bel vantaggio Orvieto. 15 puntoni che fanno sicuramente compagnia. Molto molto bene. E l'arbitro, vediamo, manda tutti a prendere il famoso tè caldo. Nel rugby una birra calda. Per ora finale di primo tempo, Orvieto 23, Gubbio 8. Ci vediamo dopo la pubblicità. Questo programma vi è stato offerto da Autoforniture Orvieto presenta la nuova collezione Modula Case System. I box da tetto per auto per chi vuole viaggiare in totale gioia e tranquillità. Disponibili in oltre 25 versioni, i box Modula Case System li puoi trovare da Autoforniture Orvieto, in via Monteluco 22 ad Orvieto Scalo e in via Montebianco 75 a Viterbo. Questo programma vi è offerto da Autoforniture Orvieto presenta la nuova collezione Modula Case System. I box da tetto per auto per chi vuole viaggiare in totale gioia e tranquillità. Disponibili in oltre 25 versioni, i box Modula Case System li puoi trovare da Autoforniture Orvieto, in via Monteluco 22 ad Orvieto Scalo e in via Montebianco 75 a Viterbo. Torniamo in diretta dal campo De Martino per la penultima giornata del girone Umbro Marchigiano. Orvieto ha chiuso il primo tempo alla grande con il risultato di 23-8 contro la prima della classe. Ricordiamolo, Gubbio, che è la prima candidata a vincere questo campionato, è venuta giù e ha preso per ora 15 punti di scarto. Vediamo il secondo tempo cosa ci riserverà, perché se il secondo tempo è come il primo c'è ancora tanto tanto da divertirsi. Vediamo adesso Gubbio,
riparte con un drop d'inizio, la palla lì rimane lì e rifinisce nelle mani di Francesco Ricci per la terza volta, che sta diventando, è il futuro Pierpaolo Troili, però Pierpaolo Troili è ancora lì, Vediamo adesso Dimitri, calcia bene a scoprire l'ala, vediamo se si organizzano in qualche modo. E la palla rifinisce nelle mani di Troili, usa il piede, piedone di Troili, incredibile, anche le terze linee hanno i piedi, incredibile, mai vista una cosa del genere, che trova tra l'altro un gran puntone dal quale ripartire, perché andiamo a giocare lunghi sul lungo linea e la palla è di Gubbio, ma giochiamo nel loro campo. Squadra touche, due touche al completo, vediamo, salta alta dal primo blocco, non salta il secondo, ma prova a disturbare, vediamo l'arbitro cosa dice, storta, benissimo. Orvieto cosa chiede? No, chiede un velo addirittura, non ha dato il punto l'arbitro per ripartire, ha dato velo l'arbitro tra i giocatori di Orvieto, un muro, e adesso la giocata è di seconda, giocano lì veloce. E non è mai facile, perché quando trovi Luca Mammoli su quella palla non è mai facile. Stai sicuro? O Gabriele Macchioni per appunto. Andiamo ancora qua ad entrare, ancora Gabri, buono, tanto lavoro di sacrificio oggi per Gabriele. Molto bene, pochi palloni toccati ma tanti uomini toccati. È molto più importante a volte. Vediamo ancora in qualche modo. Vantaggio Gubbio, deve rotolare via il rosso. Gubbio riparte, sollevanti che... sta giocando praticamente una grande partita, si è caricato sulle spalle tutta la squadra, ma anche se molto probabilmente è il più esperto. Vediamo adesso, palla in touche orvietana sulla propria linea dei 22, chiamata la touche a 4, ridotta quindi da Orvieto, giocata veloce, bene Schizzi, gioca dietro, errore, si impasticcia un po' Zaccariello, un in avanti orvietano, in avanti Mischia per Gubbio. Gubbio è famoso in questo campionato per avere dei secondi tempi molto molto vivaci. Vediamo se oggi gli riuscirà. C'è da soffrire Orvieto, c'è da soffrire. Bene giocata di Gubbio. Gioca subito il Fuini, trova il torpe Schizzi. Avanza bene Fuini, arriva al tardi il sostegno di Gubbio. La palla è lì, deve salire Orvieto. Bene Silvio, la scivola il placcaggio su Silvio, il placcatore di Silvio. E adesso dobbiamo portare indietro. Gioca sollevanti, allarga. Bene la difesa di Orvieto. In qualche modo teniamo lì, portiato indietro. Buono Stella. Forse Stella ha rubato, riuscito a rubare, bene. Annulla il torpe, ma c'era un vantaggio fortunatamente per un in avanti. Vediamo ancora, mi sembra Pierpaolo Troili a terra per un colpo al volto. Non fate male al paparino, era un buon vantaggio per fuori gioco, offside, e Dimitri Menghinelli al calcio, boom, lungo, boom. Esce un gran calcione, comunque andiamo a giocare noi una rimessa sulla 22. Andiamo, il capitano, chiama bene il capitano. Lunga, bene per Schizzi, l'airone che è tornato a volare. Dimitri ne salta uno e poi calcio nel centro del campo che rimbalza un po'. Bene, sale Torpe, sale Luigi. Luigi non l'aveva quasi preso. Viene portato fuori l'estremo che riesce a calciare. Ma in ritardo, ormai era già fuori e guadagniamo metri. La giocata ancora. È lì, buona Schizzi! In due volte con il palleggio. Portatagli a disposizione, Franceschino Ricci. Bene Zac. Altro vantaggio. Vedo si prende tutti i vantaggi oggi. Tutti i vantaggi sta prendendo Orvieto. Molto bene. Andiamo per i pali.
Vogliamo i pali. Il Torpe oggi si sente un po' caldino, penso. Si sente un po' caldino. Questi sono all'incirca 35 metri di posizione abbastanza defilata. È un calcio molto complicato. Ma il Torpe ce l'ha. Quando imbecca la giornata, quando il piede imbecca la giornata giusta, non c'è trippa per Gatti. Calcio fuori, non va, annullano e si riparte. Si riparte con Gubbio, ancora la palla nelle mani di Sollevanti, che la gioca per se stesso e poi spara, spara lungo. Ah, Boeda non riesce a stopparla di piede, peccato. Non so se l'ha toccata, vediamo quale sarà la decisione arbitrale. Comunque abbiamo ancora un Mirko Vecchi che sta incoraggiando la squadra. Sta gridando e sbraitando dall'inizio della partita. Andiamo, palla dietro, bene sul blocco Gubbio. Gioca ancora lì Gubbio. Ah, bella cravattina di Pierpaolo. Bella cravattina, ma ben mascherata più che altro. Ora Fuini per il centro, ma che trova Basili. Ancora Fuini, scambia ancora. Ma tengono lì gli Orvietani, tengono lì gli Orvietani, basso, vediamo in qualche modo, si stringono le maglie Orvietane, continua a spingere Gubbio, Francesco Ricci, un po' basso, bene, dai che si recupera anche questa. Poeta voleva fare un'altra giocata delle sue, un'altra furbacchiata, portato a terra, bene, ora lì c'è il Basso che deve andare via. Però sta facendo, segnalando all'arbitro che se ne sta andando. Gioca Gubbio. Prova un calcetto. Vediamo che succede. Qualcuno raccoglie, la palla sfugge. Viene sicuramente tenuta ancora da Orvieto. Molto bene. C'è un vantaggio. Per qualche scorrettezza. Non viene rilasciato il placcato e affossato. Quindi punizione per Orvieto. Anzi no, mischia. Non abbiamo ben capito le intenzioni dell'arbitro, comunque sia. Mischia, sembra in favore di Orvieto. Secondo tempo di ampia sofferenza. Gubbio spinge, Orvieto tiene, alla grande tra l'altro. Una difesa che è uno spettacolo. Zac, bravo! Molto bene. Velocità d'esecuzione ampissima. Forse la palla gli esce un po' all'improvviso. Spara via. Altra touche per Gubbio. Vediamo. Andiamo a rubare, ragazzi. O portiamo giù. Su! Ah! Rubata! Benissimo! Schizzi ci mette lo zampino, mamma li raccoglie. Perfetta! È tornato l'asse che ha fatto paura a tutte le touche dell'Umbria, del Lazio e della Toscana. Non c'è mai stato un asse così, sicuramente. Forse uno dei più belli da vedere, anche. Diamo la Holling Mall Orvietana. Continua ad avanzare. Mettiamo la palla a disposizione per il nostro mediano. Dai ragazzi. Andiamo a riguadagnare campo. Bene. Dimitri, giù. Lungo. Fuori. Bene. Saliamo sul punto. Dai. Bene, esperienza di Pierpaolo. Partita un po' più a corto. Vediamo. È la touche ancora in favore di Gubbio. Comunque risaliamo il campo, è tutto molto positivo, è tutto molto buono. Ennesima touche tirata da Bossi. Entra intanto Massimiliano Albani e esce un motivatissimo Silvio, che secondo me aveva ancora, sì, lo dite, Silvio, volevi fare qualche altro minuto? Penso che sapete tutti la risposta. Era in grande forma oggi, però adesso c'è da stringere i denti. Vediamo, bene Orvieto. Sali difesa, buono Massi, dai, vale a tenere.
Subito impegnato Massi, si deve ancora scaldare, ma sta lì a lottare, a grugnare, a portare indietro, a disturbare Bossi, in qualche modo. Adesso il centro viene portato fuori. Vediamo l'arbitro, c'era un vantaggio. Gubbio, vediamo quale sarà la scelta. Ancora per Touche. Non si vanno a prendere punti facili, vanno in continuo ad andare in Touche. E Arviato va bene, tanto non si passa oggi, credo. Vediamo. Vediamo. Bossi, ancora al lancio. Allenatore molto dinamico. Lancio. Ben recuperato, però la palla cade. Sollevanti, l'allarga ancora. Si apre uno spiraglio, il Torpe porta a terra, molto bene. Gioca lì Gubbio. Altro vantaggio, gioca veloce. Ennesima decisione, questa volta giocano veloce. Tenuta alta in avanti, non strane decisioni arbitrali. Secondo l'arbitro è caduta, quindi è mischia per Orvieto. Caduta in avanti, buona la difesa di Orvieto. Siamo riusciti a vedere bene l'azione. Ancora inserimento Zaccariello, bene. Cosa chiama l'arbitro? Ridanno. Giocano veloce. Vediamo, c'è un po' di confusione attualmente, sia nella testa dell'arbitro che nella testa dei giocatori, non si capiscono bene quale sia la decisione. Allora, credo si sia concordato per una mischia inserimento Orvieto. Ecco l'ingaggio, inserimento Orvieto, molto bene, vinto. Parla Dimitri, calcio di esterno, sembra Van Basten. La palla resta lì, o più la trivella di Quaresma forse. Vediamo la palla, bel placcaggio, Orvieto difende, arcignissimo in questo momento. Stretti, c'è un buco a largo, non sfruttato però da Gubbio. Fuini, va a giocare lì, stretto, si va a impelagare nella brutta situazione, Orvieto continua a spingere, a portare indietro, sembra avanzare Orvieto anche in fase di difesa, c'è un vantaggio Gubbio. Altro vantaggio Gubbio. Continuano a giocare stretti. Vediamo se andranno per i pali. Ancora no. Hanno deciso che ormai i pali non sono punti buoni, quindi giochiamo tutti a punti. Tanto sembra che c'è stato qualche cambio nelle file orvietane. No, vanno a prendere 3 punti. Vediamo adesso Sollevanti. Guadagna questi 3 punti. Quindi andiamo con 11 Gubbio Orvieto 23. Vediamo adesso, mister ha preso a colloquio qualche giocatore, c'è stato qualche cambio nelle file orvietane, appena vedremo i numeri sicuramente vi aggiorneremo, sembrano esserci tutti, forse usciti Alessio Armini, vediamo Luigi, ancora la caccia del pallone, il piccolo Luigi, il biondo d'oro, è lì, è proprio su un pilone insieme a Gobbi, buona pressione del tank Gobbi. Palla portata indietro da Gubbio, Gabri, sfugge il placcaggio, il numero 6, la terza linea, ne rompe un paio, inizia a giocare con il pacchetto di mischia Gubbio, squadra molto verace, andiamo Fuini, spara lungo, molto bene, cade la palla in avanti, portato fuori, bravissimo, è entrato Luca Pollini, molto bene, giovane promettentissimo. Di ampissime doti, con ampissime doti sia fisiche che mentali. È ancora un po' grezzo. Deve trovare un po' più di gioco, un po' più di continuità. Ma ottime potenzialità. Vediamo Zaccariello, inserimento la palla. Vediamo l'arbitro scuote la testa.
anche Mammoli incita i suoi ragazzi a non cadere nei tranelli svolti, effettuati, condotti, mirati da parte dei giocatori di Gubbio. Inserita bene la palla, in qualche modo verso Dimitri, circunnaviga tutto e spara lungo la palla in campo, molto bene, diventa pericolosa, Gubbio. Attacco contrattacca adesso l'estremo Cicci, la palla è lì, imbalzo strano, il Torpe la raccoglie in qualche modo, bene Poeta, bene il Basso, bene Poeta, bene Luigi, vai Luigi, Nicolai, batti bene la meta e andiamo ancora più su. Orvieto 28 da un'azione rotta, benissimo, 28 punti per Orvieto, altri 5 marcati da Luigi, Gigi, Nicolai, splendida l'azione sia di Poeta, di Basili, che hanno rigiocato dentro, sono riusciti a tenere vivo il pallone e buona l'idea del Torpe di andare a calciare e esplorare quell'angolo lì, netta ingenuità dei giocatori di Gubbio che quando arrivano in quella posizione del campo hanno una paura marcia, perché la pressione che porta Orvieto è veramente importante. Orvieto 28 Gubbio, Orvieto sì 28 Gubbio, stiamo a 11. C'è da rimontare signori. Boom, centri pali, 30 per Orvieto. Ora attenzione ragazzi, la partita è ancora lunga, teniamo stretto, teniamo duro, non molliamo. Gubbio è sicuramente l'allenatore, non è contento, abbiamo visto all'inizio, già a fine primo tempo, sbraitare e calciare via bottigliette d'acqua, e figuriamoci adesso come sarà, penso una furia Edmond. Vediamo Sollevanti, sicuramente il più positivo di Gubbio finora. Calcio lungo, Barone in corsa, boom Barone, l'ha acceso l'autoscontro, però gli rubano la palla, purtroppo mette troppo la palla a disposizione, troppo in luce. Era arrivato con un ottimo passo, un ottimo piglio. Bene lì adesso però. Ricacciamolo indietro, Sollevanti, allarga. Fuini, buon placcaggio del Pierpa. Poi va un po' alto Pierpa. Fuori gioco o in avanti. Vediamo cosa sentenzia l'arbitro. Mischia Orvieto per un in avanti di Gubbio, ci poteva stare. Vediamo ancora la mischia orvietana che ha tenuto benissimo. Vai Gabri, buono, spinge bene, si era legato bene. Punizione di seconda. Ancora Mammoli richiede la mischia, quanto mi piace il capitano quando fa queste scelte. Andiamo a sfidarli dove loro dicono di essere i più forti del campionato. Andiamoli a sfidare proprio lì. Spinta bene Orvieto. Gioca. No. Vediamo, l'arbitro ferma il tempo. Indecisione ancora. A colloquio con i due capitani. Gioca di seconda per Gubbio adesso. Vediamo Gobbi. Sì, Troili che va a placcare un po' alto, però riesce a sfuggire la terza centro. La terza linea è Ugubino. La palla è giocata ancora, sporcata da Orvieto. Sollevanti, va lì, ma trova Massimiliano Albani che gliela strappa via. Però l'arbitro torna ancora sul vantaggio. Vediamo adesso che Gubbio prova a innervosire la partita.
provano a innervosire la partita, ovviamente giocano veloce, dritto per dritto, va con la due scontri, Franci viene scastato via dal numero 6, qualche modo un colpo palla fortunosa, vediamo Gobbi che porta fuori il placcaggio con un buon placcaggio e va a guadagnare una touche, però si torna su un altro vantaggio, sempre punizione di seconda, si gioca ancora, sollevanti, allarga, Fuini ancora lì, palla a disposizione, fuori, buona Gubbio, la perde in avanti, Basili riparte e mette la palla a disposizione in maniera perfetta, fallo questa volta, secondo me ci sono, questo non si può fare arbitro, c'è un vantaggio Orvieto grande come una casa, e non è per lì in avanti, affossamento, è stato un affossamento signor arbitro, in avanti di Gubbio, vabbè, andiamo avanti, inserisce la palla Zaccariello, molto bene, portata dietro Zac, spara in qualche modo, la palla viene, arriva in fondo al campo, Basili non riesce a salvarla. Il giovane Zac scappato in questo piccolo errore, ma non c'è problema Zac, ricordiamolo che è la terza partita della sua carriera a Mediano di Mischia, sta facendosi le ossa e le sta facendo molto molto bene, molto ben salde. La palla è sparata fuori da Gubbio, vediamo, sale la pressione orvietana, bene Francesco Ricci, una scintilla, una scheggia. Vediamo ancora, altro in avanti, Mischia, rossa a quanto pare. Si può rientrare intanto il giocatore che era stato ammonito, Alessio Schizzirmini, ci mancava uno in mezzo al campo, un giocatore abbastanza fondamentale per questa squadra che ha il graditissimo rientro, finalmente. Un terrier di razza pura, un recupera palloni, un angelo che vola. Falla sul riadeguamento delle Mischie, fallo. Altri 10 metri Orvieto. Adesso la partita è nervosita, sollevanti. Allarga, ancora Orvieto a portare pressione, non ci sono rispettati 10 metri, l'arbitro probabilmente darà un'altra punizione a Gubbio. Si stanno innervosendo i giocatori di Gubbio, stanno facendo innervosire anche Orvieto e stanno facendo innervosire anche l'arbitro, che sembra un attimo in balia della partita. Bene Orvieto, riporta indietro, sollevanti, allarga ancora, bene Fuini, vediamo adesso Gubbio rischia di andare, bene Baso il torpe, continuano a spingere, Mammoli alla rimessa laterale sicura, è tornato Schizzi, si sente bene, trasmissione, torpe scancia tutti, via, lungo, ora correre, bene Luca Pollini, gran placcaggio, è portato quindi, ha recuperato il pallone, portato a casa, altro errore di transizione, però il torpe ci mette lo zampino, risolve tutto, la palla ancora lì, vediamo, altro fischio arbitrale, in avanti, vantaggio Mischia per Orvieto, precedente in avanti, ha applicato la norma del vantaggio, benissimo, vediamo la palla fuoriesce da qualche lato, parte Zac, bella accelerazione di Zac, calcetto lungo, molto bene, bellissimo, vediamo però adesso Gubbio. E adesso c'è la ripartenza di Gubbio. Placcaggio alto di Luca Pollini. Adesso la partita è completamente rotta. La palla nelle mani di Luca Mammoli. Boom! Francobollo.
Mammo gli ha dato le spese d'espedizione, il francobollo l'ha spedito come vaglia postale. Indirizzo era all'ospedale. Detto non ci veni, non ti permette mai più di venirmi a salutare, insomma, così calorosamente. Io so il lupo e il capitano di questa squadra. Sopra di me non c'è nessuno. Questo è il messaggio che ha voluto mandare Mammoli al numero 10 del Gubbio. Tanto probabilmente c'è stata un'ammonizione da parte dell'arbitro. Il numero 13, che era un po' fumino e l'avevamo visto. Stiamo vedendo veramente dell'ottimo rugby da parte di Orvieto. Sta tenendo testa, anzi sta facendo una grande partita, sta rifilando per ora 19 punti di differenza al signor Gubbio. Vediamo adesso, altra touche, rimessa Orvieto. Storta. No, proprio fallo sul caricamento. Bene. Andiamo, parte Fuini, che non andava bene Mammoli, adesso doveva beccare pure Troili. Poi bene il Torpe, che non si risparmia mai in difesa, un lottatore vero. Allarga ancora. Qui Albani a bloccare, a chiudere le tenaglie. Giocano ancora sollevanti. Ben numero 8 Grasselli, Gabri, bello il tank Gobbi, quello fa male sulle costole, un carro armato vero Gobbi oggi, a tratti, attacco là, bene l'ala viene portata fuori, buona la difesa, è arrivato oltre al Baso e a Francesco Ricci, è arrivato anche Gabriele Macchioni. Gabriele, vediamo adesso, è rimasto un attimo a terra. Molto bene, molto molto bene Orvieto. Continua a tenere il pallino del gioco in maniera importante. Entra in campo Filippo Baldini e esce Alessio Schizzi Ermini. Grande partita la sua, grande generosità sia in touche che in campo aperto, che in mischia, un giocatore veramente ritrovato una pedina fondamentale per questa squadra. Speriamo che la voglia lo mantenga con noi. Vediamo adesso Gabriele, subito una brutta botta alla spalla, sta rientrando, bravo Gabri, rientra subito, touche Gubbio. Giocano lì, la palla a disposizione Gubbio. Adesso spingono Gubbio, vogliono andare a segnare punti, al rugby le partite finiscono mai. Si prende il vantaggio Gubbio. Tanto c'è un lieve accenno di rissa, si scaldano sempre di più gli animi. Andiamo ancora in touche. Gubbio continua a spingere e noi continuiamo lì a difendere. Centimetro su centimetro, ragazzi. Non mollate. Centimetro su centimetro. Vediamo adesso. Ovviamente si organizzeranno con una giocata completa, tutti dentro a spingere. È lì che ci sfidiamo. Buona la palla di Gubbio. Vediamo, si organizzano in spinta, organizzata, molto ben organizzata, ma anche Orvieto che porta indietro! Benissimo, si stacca il numero 8 Grasselli, la rimette a disposizione, Orvieto si era organizzato in una controspinta eccezionale. Ancora Gubbio, attenzione Orvieto, attenti, questi vogliono riaprire la partita, spingono, si avvicinano pericolosamente alla linea di meta, stanno lì, è una buona giocata e questa volta segna la meta Gubbio. Con il suo numero 8. Purtroppo andiamo sul punteggio di 16-30. Ora diventa pericolosa la partita.
Comunque sia, serie aperta, ci sono ancora 10 minuti abbondanti di gioco. Vediamo Sollevanti. Buon piede, 18-30, 12 punti da recuperare. A rugby non si smette mai, non si finisce mai, smette mai di giocare. È una legge, sia per il rispetto del gioco dell'avversario, ma più che altro perché tutto può succedere, tutto veramente può succedere. Orvieto deve stringere adesso, deve stringersi forte e pedalare. Sono entrate le forze fresche e dobbiamo unire tutte sempre di più le forze. Bene, Torpe, calcio lungo lungo, bene, andiamo a esplorare Filippo, è arrivato Filippo, gliela incastona la palla, l'ha messa nella cassaforte, nella tenaglia, deve lo trovare via, gliela ruba con un'eleganza maestosa. L'arbitro non può chiamare fallo così, però questa è stata una palla rubata in maniera deliziosa, ecco qua, ammonito, altro ammonito. L'arbitro ammonisce Filippo Baldini, appena entrato, appena è fatto un gesto secondo me bellissimo, placcaggio, mani sulla palla, palla rubata, ammonito Filippo Baldini. Vabbè. Gubbio si trova con una punizione a favore e Orvieto si trova con un uomo in meno invece. Vediamo quale sarà la scelta di Gubbio, andare in touche molto probabilmente per giocare, sfruttare questa superiorità numerica. La palla non va tanta, non fa tanta di quella strada. Resta lì. Vediamo touche per Gubbio. Come fanno, scusa, 14-11, la meta della trasformazione, loro la meta della trasformazione. E appunto. Vediamo ancora. Tanto qui stanno facendo i conti. Vediamo la palla però, parte indietro. Molto bene. In avanti. In avanti di Gubbio. In avanti di Gubbio. Molto bene. Adesso c'è la mischia per Orvieto. Quella, questa è una buonissima piattaforma. Possiamo intanto guadagnare tempo e guadagnare anche qualcosa. Campo e punti, speriamo. Vediamo palla per introduzione Orvieto nelle mani di Zaccariello. Vai Alessandro, bene bene bene, porta dietro la palla, brava mischia, lì a disposizione, gioca la veloce, Dimitri, bene per Basili che non faceva tanto una corsetta, fa un calcettino, che è bello bello, va lì, va bene, guadagna metri, molto bene, positivo, era un calcio insidioso. Hanno giocato veloce i giocatori di Gubbio, hanno giocato veloce, preferiscono accelerare un po' i tempi. Vediamo, calcio lungo dell'estremo, una palla sporca. Sidiosa recuperata bene da Poeta, che calcia alto alto, la palla rimane in campo, raccolgono i giocatori di Gubbio. Poeta per Paolo a portare pressione, molto bene, portata a terra, palla ancora nelle mani di Gubbio però. Sollevanti, apre fuori, Fuini cerca uno spiraglio, trova, anno in mezzo al traffico, trova un buco, aspalta il giocatore orvietano, spinge avanti, buona giocata il numero 10, comunque sia ottima la sua prestazione. Mammoli ci stava per mettere le mani, vediamo se ha rubato. No, riescono a uscire ancora i giocatori di Gubbio, riescono a mantenere viva la palla. Buonissima la giocata di Gubbio, veramente d'applausi questa giocata. Palla sollevanti fuori, giocano veloce, allargano tutta, ah, la perdono indietro. Fuini, Fuini che predica un po' nel deserto adesso, sta facendo un po' da solo, continua a spingere, molto bene Gubbio, però Orvieto adesso non concede più un metro. È tenuta, molto bene, ci mettono le mani, ci mettono le mani gli orvietani e credo ce l'abbia messo il capitano. Da apprezzare comunque la giocata di Fuini, il numero 10, fatto una fatica, Fuina, numero 10 ha fatto una fatica immane a portare quel pallone per tanta strada, tanti contatti. Orvieto deve un po' addormentare la partita, ci riesce, però a sprazzi ogni tanto Gubbio riesce a ritornare lucido e a fare delle folate. Ma per ora va bene così, va bene così, l'importante è che non fanno punti. Se non fanno punti va bene tutto. E noi infatti qua andiamo a guadagnare una punizione, un bel calcio.
e ci andiamo a prendere la nostra bella touche in una posizione molto insidiosa sui 10 metri del loro campo. Inizia a essere una piattaforma interessante per attaccare. Bene, rubata da Gubbio. Peccato. Errore però di Gubbio ancora. È vantaggio Orvieto perché indietro torpe Dimitri Michinelli. Molto bene, la gioca lì. Pierpaolo trova il riciclo. Si torna sul vantaggio. Bene. Si torna sul vantaggio. Mischia ancora per Orvieto. Stiamo lì. Stringiamo i denti. Stiamo lì. E adesso da qui possiamo fare ancora male. Orvieto ogni volta che si è esibita nel ballo della rumba giù nella loro metà di campo, sempre creato più di un grattacapo. La mischia orvietana ha sicuramente dominato quasi in tutte le fasi di gioco. Un gioco aperto soprattutto, con delle molle imbarazzanti dal punto di vista dell'organizzazione, dal punto di vista dell'intensità. Hanno fatto un lavoro ottimo. E i tre quarti non ne parliamo. Benissimo il dummy rammer. Adesso il baso ancora. Il baso quando accelera così è splendido. Poi per Luigi, l'alza bene. Luigi trova un varco, si infila. Vediamo. Velocizziamo. Bene. Apre Dimitri. Allarga. Gabri. Buono Macchioni adesso. Buon sostegno di Barone poi. Dobbiamo giocare ancora lì. Velocizziamo. Molto bene. Dimitri. Drop! Tenta il drop. Che non va. E annullano i giocatori di Gubbio. Palla ancora nelle mani di Sollevanti, che vuole ripartire veloce. Probabilmente vuole giocare per se stesso. Adesso va a lungo. Rientra il giocatore ammonito di Gubbio. E noi siamo sempre uno in meno per l'assenza di Filippo Baldini. Vediamo adesso quale sarà la scelta. Se sparare lungo. Spara lungo. Tre quarti. Barone. C'è un errore in incertezza. La palla non viene raccolta nessuno. Arriva Mammoli. C'è un ravvisato. Qualcosa dell'arbitro. Forse un problema. Tempo fermo. Barone forse prende una botta che non si aspettava. Il ritardo. E vediamo che entrano il dottore con i vari soccorsi. Un'ottima partita comunque sia per Orvieto, che è andata ad essere sia concreta, sia una squadra, abbiamo visto dal punto di vista dell'ordine diciamo in campo, impeccabile. Mantenuto i nervi saldi, è una difesa veramente una difesa sopra la norma. Splendida, invalicabile a tratti. Quando decidono di difendere, insomma, in gioco rotto, riescono sempre a recuperare situazioni più difficili. È stata una partita bellissima. In attacco hanno fatto molto bene. Intanto ci sono dei cambi. Entra Lorenzo Bombetta Ricci con il numero 19 nel ruolo di allenatore, dando il cambio a Roberto Barone. È entrato anche Marco Lipparoni in seconda linea, dando il cambio così a uno stanchissimo e frastornato Stella, che ne ha fatte di testate oggi, anche se ha lavorato nell'ombra anche lui. Pochi palloni in mano, ma tanti uomini per le mani. Incredibile. Vediamo qui la palla. Sollevanti. Bene. Larga ancora. Calciano. Ma qua c'è il torpe che copre. Bene. Finta del torpe. Giù. Lungo. A esplorare. Contrattacco Gubbio. In avanti. Benissimo, da diventare pericolosa. Purtroppo c'è stato questo erruccio. E andiamo avanti. Vediamo che Luca si è disposto a pilone sinistro e Bombetto a tallonatore. Vediamo la nuova mischia, che è sempre adeguata per l'assenza di Filippo. Devono tenere la palla. Inserisce. Vediamo. Rubata. È rubata da Gubbio.
E lì è Sollevati che supera con un'astuzia. Bellissima giocata di Sollevati. Poi dopo per una pallaccia recuperata ancora da Basili. L'arbitro fischia qualcosa. Vediamo, mischia per rotazione. Non... Va bene, gioca veloce comunque Gubbio. Sollevanti comunque, grandissima prestazione la sua, sicuramente il migliore. Lipparoni che dà anche lui un biglietto postale. Ah, brutte mani Luigi. Ah! Mannaggia l'arbitro. Ha fischiato questo... c'era un vantaggio precedentemente per Gubbio, per un fuorigioco di Orvieto. E Gubbio penso che continuerà a giocare alla mano. Gubbio non ha sfruttato tutte le punizioni che ha avuto, ha preferito sempre andare a cercare la meta, ma non l'hanno trovata con molta facilità. Adesso vediamo che qui è pericolosa però, stiamo sulla linea dei 22, Orvietani. E la palla è per Gubbio, e da queste sono queste le piattaforme che ci hanno fatto male. Le due mete sono arrivate proprio da queste situazioni, da delle molle organizzate dalle touche. Vediamo che ancora avanzano, si riorganizzano bene, anche Orvieto tiene, riesce a far crollare, c'è un vantaggio. C'è un vantaggio, ma continua l'avanzamento di Gubbio, continua l'avanzamento di Gubbio. Palla a disposizione, occhio al mediano, palla a disposizione, apre, ancora. Buon placcaggio, chiusura, doppio blocco di Massimiliano Albani che ci mette le mani sopra, non esce più. Si torna a 10. Vediamo ancora l'arbitro, va a parlare con il capitano e ad ammonire il neo entrato Marco Lipparoni. Purtroppo l'arbitro ha visto qualcosa. Siamo agli sgoccioli ormai della partita. Gioca, punizione lì, vediamo a spingere ancora, a spingere ancora. Vediamo, la palla è fuori. Bene ancora la tenaglia, sale ora la difesa orvietana, sale bene la difesa orvietana. Avanti volontario dall'arbitro. Ammonito anche Francesco Ricci per un in avanti volontario. Non si può fare. Vediamo ancora il mediano, numero 9, apre, bene. Rompono il placcaggio, avanzano. Orvieto adesso è decimato. Hanno ammonito quasi tutti i giocatori della mischia. Vediamo il mediano, allarga ancora. Vanno a giocare in mezzo al campo, ma tanto non si passa. Non si passa. Teniamoli lì, teniamoli lì, teniamoli lì. Teniamoli lì. Stringiamo, stringiamo le maglie. C'è ancora un vantaggio. Altra punizione. Altra punizione per Gubbio. Attimi concitatissimi della partita. Vediamo, sempre l'arbitro a colloquio, i due capitani. Giocano ancora, vediamo, spingono adesso Gubbio, spingono, sembrano ben organizzati, spingono, sembrano ben organizzati, e c'è la meta Gubbio, c'è la meta Gubbio, per il momentaneo 23-30, ma credo che ormai la partita dovrebbe essere conclusa. Vediamo dopo il calcio finale. Vediamo cosa succederà dopo il calcio finale. Vediamo intanto l'arbitro. Si chiama il capitano a sé. Andrà per i pari ancora Sollevanti. Vediamo quale sarà però dopo il respiro.
Dopo il calcio, la risposta dell'arbitro dovrebbe essere ormai conclusa la partita. È finita! Orvieto porta a casa una vittoria bellissima, una vittoria di squadra e di coraggio. Una vittoria di squadra e di coraggio. La partita finisce sul 30-25 per Orvieto. Grossissima prestazione, 30-23, non lo so, grossissima prestazione di tutti i ragazzi, tutta la squadra, complimenti. Siamo andati a vincere, a battere la prima in classifica. Una squadra comunque sia che ha espresso un ottimo gioco, massimo rispetto per l'avversario. Una partita bellissima, importantissima. È un saluto per la stagione 2012-2013 dal campo De Martino. Adesso tutti in trasferta a Perugia per l'ultima di campionato. Un augurio da R2 Acquiasio, ci vediamo la prossima stagione. In bocca al lupo per tutti. Questo programma vi è stato offerto da Autoforniture Orvieto. Presenta la nuova collezione Modula Case System, i box da tetto per auto per chi vuole viaggiare in totale gioia e tranquillità. Disponibili in oltre 25 versioni, i box Modula Case System li puoi trovare da Autoforniture Orvieto in via Monteluco 22 ad Orvieto Scalo e in via Montebianco 75 a Viterbo.